Benvenuti ragazzi nella mia casetta. Sì. Oh, ragazzi. Ciao. Ah, oh my gosh. Something touched me. Can we come in? Ragazzi, mi sento un po' su MTV Cribs. Questa è stata un'idea di Demelza che ha detto facciamo come su MTV, facciamo come su MTV. Io posso tu aprire, cretine, vabbè. Benvenuti ragazzi nella mia casetta. Perdonatemi le condizioni, ma ho dormito 3 ore. Sono appena arrivata volando qui in Olanda e non mi sono truccata, ma chi se ne frega ragazzi, è domenica, è la prima volta che torno in Olanda dopo tutti questi mesi, mi sento ancora di più a casa, non vedevo l'ora di essere qui e adesso vi farò vedere la mia casetta ragazzi, però è vuota, mi avete chiesto voi di farvi l'home tour della casa vuota, io ve lo faccio, poi ve lo farò anche quando sarà arredata, però intanto la vedete, quindi la nostra casetta, perché ricordatevi che è nostra, non è solo mia, voi vedrete tutti i video, tutti i vlog saranno tutti da qua, quindi per me è importante che vi sentiate a casa. E qua davanti c'è semplicemente una... If we get locked outside, we're completely screwed. Perché se ci chiediamo fuori, ragazzi, siamo completamente fregati di tutte le chiavi sono dentro. Questa parte dovrebbe essere mia. E non so che cosa metterci onestamente qua, tipo... Per adesso non ci penseremo e entriamo in casa. Questo è l'ingresso, appunto. Allora, vi faccio vedere. Non vi spiego come arrenderò la casa, quindi quello lo vedrete, però vi faccio tutto vedere. Allora, qui c'è il bagno. Il primo WC, come sapete in Olanda sono un po' tutti staccati, quindi c'è solo la stanzina per il WC, che è questa, che per essere una stanzina per il WC è anche abbastanza grande. Allora, qui ci sono le scale per il piano superiore dove ci sono le stanze, ma adesso vi faccio vedere prima il soggiorno e il giardino. Non c'è niente di troppo interessante, c'è solo questo spazio per le scarpe, che sarà comunque molto utile in realtà. Notare questa porta mi piace tantissimo. E poi entriamo ragazzi, e questo è il soggiorno. Qui c'è in realtà un altro spazio per mettere robe, tipo storage, una specie di... The Harry Potter Room. Stiglio, The Harry Potter Room. Grande, vabbè, adesso immaginatevela tutta, ovviamente tutta arredata. Però poi lì c'è il giardino, vi faccio vedere prima la cucina, che in questo momento ovviamente è un po' un casino. E tutti i vari armadietti, non so come descrivervela perché ovviamente è vuota, quindi c'è tantissimo da raccontare. Però mi piace molto che ci siano 6 fornelli, a casa ne ho 4, quindi ho 6. Per me che cucino così tanto che ho bisogno di averne 6, capito? Cioè per niente. Comunque il forno anche mi piace perché è bello grande ragazzi. This is a microwave as well, right? Mm-hmm. Perché qui in Olanda hanno forno e microonde insieme, non so come sia possibile, infatti questo è sia forno che microonde. E questo è quanto ragazzi, questa è la cucina. Qui filmerò i prossimi come non cucinare con Nicole. Saranno qua. 6 stoves for somebody that can't cook. Yeah, exactly, I just said that. I just said that because I really need to have 6, you know. Yeah. Stroopwafels. Abbiamo preso gli stroopwafels ragazzi. Dovete provarli, se venite in Olanda gli stroopwafels sono una delle cose più tipiche, sono buonissimi. E adesso vi faccio vedere il giardino. Oh! Thank you. Lovely. Questo è il giardino, ragazzi. Adesso ho già pensato come arredarlo, ho già ordinato tutto quanto. E qui c'è l'entrata al canale, se vogliamo andare a vedere. Nicole's gonna buy a boat. Yay. For there. Con le ninfe, si chiamano ninfe, sì. Guardate che meraviglia, ci sono anche le scalette. E Nicole is gonna fall in the water. Yay! Bellissimo. Oh, look. Okay. Queste papparelle sono cattivissime ragazzi, con le altre papparelle. O anatroccoli o quello che sono. There's babies there. Wait, I'm gonna zoom in. Here we go, here we go, here we go. Oh, they're so fluffy, look. It's mom, dad, and baby. Yep. You see the little ones? Look, they're over there. No. I'm gonna feed them a lot of food. Good food, no bread. They're gonna become no bread? No bread. Sono molto contenta del giardino, di avere le ninfe, il canale, le papparelle davanti a casa, abbiamo anche i pulcini. Zona relax. Adesso
adesso rientriamo in casa e vi faccio vedere il resto. Qui c'è la sala da pranzo, ragazzi, quindi andiamo a vedere. Qui c'è l'altra porta sempre per il giardino, ce ne sono due, una più grande e appunto una più piccolina. E adesso vediamo la sala da pranzo. Anche qui c'è questa porta bellissima con questi vetri che devo stare attenta a non rompere. La sala da pranzo, quindi qui verrà il tavolo con le sedie. Questo l'hanno lasciato qui e penso di usarlo a questo punto perché ci sta un sacco di roba, veramente un sacco di roba. Quindi sì, questa è la sala da pranzo e qui c'è una specie di piccola dispensa, cioè piccola, neanche tanto piccola, una dispensa. Questo qui potete vedere è il nuovo grattino di Gatto Denver e Gatta Stellina, che la prima cosa che è arrivata in casa è il grattino di Gatto Denver e Gatta Stellina. E qui ci sono un sacco di... Allora, questa in realtà è il cavo della videocamera, perché c'è la videocamera all'esterno, quindi posso vedere tutto quanto, che è ottimo. E qui ci sono invece tutte queste mensole per... non lo so, per varie cose. E poi qui, ecco, anche qui si può mettere un po' di cosine, ci sono queste mensole e poi si può appendere insomma altra roba. Questo è un po' un sì, uno storage, e si può, e c'è anche la porta d'entrata in realtà da qua, quindi ce ne sono due di porta d'entrata. Adesso andiamo a quello di sopra, vi faccio vedere tutte le stanze da letto, il mio studio, il bagno grande. Eccoci qua, siamo al secondo piano, ovvero il primo piano, direi. Qui ci sono tre stanze e il bagno. Questa è la prima stanza, che è la più piccolina. E qui c'è la vista sul canale, sul giardino, poi sul canale. Vediamo le altre camere. Allora, qui c'è un'altra, questa è una delle più grandi invece. Questa sarà la mia camera da letto, ragazzi. Questo ve lo spoiler, questa sarà la stanza da letto. Sono molto contenta del fatto che qui ci sia anche un armadio. Ai! Che è veramente ottimo come cosa, perché a Trieste ho il letto contenitore, quindi riesco a mettere un sacco di cose nel contenitore, ma qui il letto che ho comprato non avrà contenitore, quindi non potrò metterci nulla e mi serviva tanto spazio nella stanza da letto, e questo è perfetto. E poi vi faccio vedere anche le altre. Sì, ok. Continuiamo e faccio vedere le altre stanze. Allora, qui c'è la terza stanza da letto, che non è l'ultima perché ne abbiamo quattro. E questa è un po' la via di mezzo come grandezza, secondo me. Qui invece abbiamo la vista sul vialetto d'ingresso, praticamente. Quindi questa è la terza stanza da letto. Se avete seguito i miei vlog sapete più o meno quali erano le mie idee su come sistemare le stanze. Sono rimasta molto su quelle idee, quindi se avete seguito i vlog sapete. E poi qui c'è il bagno grande. C'è il secondo WC, lavandino con lo specchio e poi questo mobile che è già qui, quindi ho tutta intenzione di utilizzarlo, e poi la vasca da bagno. E adesso, ragazzi, non ci resta che andare al terzo livello della casa, quindi piano terra, primo, e adesso andiamo al secondo piano. Il secondo piano, che sarebbe praticamente la soffitta, il sottotetto, ma in realtà perfettamente abitabile. Qui non è niente di bello perché qui c'è la zona lavatrice e asciugatrice che verranno qui, in questa zona qua. Qui c'è la caldaia, insomma. Qua dietro c'è un'altra piccola zona, e sopra le scale c'è appunto questo spazio che non so bene che cosa diventerà, ma ci penseremo assieme. E poi qui c'è la quarta ed ultima stanza da letto. Questa è la stanza che diventerà il mio studio, ragazzi. Anche questo ve lo posso anticipare. È molto luminoso. E sì, ragazzi, una cosa che devo assolutamente spostare, togliere il prima possibile, è questa luce con questo pallone di calcio, che è la cosa più brutta che... Abile, spenga il vero. No, vabbè, non è così brutto, ma proprio non c'entra niente con me, quindi questo dovrò cambiarla. Ho notato che devo comprare dei lampadari, ovvero almeno questa lampada devo cambiarla, poi mi servono gli specchi per i bagni, ho notato adesso.
E comunque sì, questo sarà il mio studio, ragazzi, che è molto grande, che è almeno 3 volte, 2 volte e mezzo quello che ho a casa, quindi sono molto contenta perché è gigantesco. Quindi, mia family, questo è il tour della mia casetta, sono emozionatissima, quindi probabilmente non riesco a parlare come dovrei, non riesco a mettere insieme le parole come dovrei, però sono talmente felice che vi giuro, non ci sto con la testa proprio, quindi sono fuori di me e continuo a sorridere come una cretina. Quindi, però questo è l'home tour della mia casa vuota, come avete richiesto voi, molto presto la vedrete arredata, completamente cambiata, però per adesso almeno potete farvi un'idea di come la mia casetta, di come la nostra casetta è, dove filmerò i prossimi vlog, eccetera eccetera. Quindi cominciate a sentirvi a casa qui, mi raccomando, perché vabbè che riusciremo a sentirci a casa sia io che voi quando sarà arredata, quando ci saranno i gattoni ovviamente, però per il momento cerchiamo già di sentirci un pochino a casa, perché questa è la nostra nuova casa, mia family. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte 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 fortissimissimissimissimissimissimissimo, e questo è quanto per il video di oggi. Spero di riuscire domani a caricare un nuovo video, ragazzi. Questa settimana è un po' un casino, quindi non so se riuscirò ad essere veramente puntuale nei caricamenti, perché questa è la settimana più incasinata del mio trasloco, quindi se domani non ci sarà un nuovo video, se questa settimana sarà un po' incasinata, perdonatemi, ma vi penso e sto lavorando per voi per poter tornare prima possibile. Bacio grande, ciao!